Sorelle rivali, regine delle corse. MGK2 del 1933 contro MGNA del 1935. MGK2 ed MGNA nascono per le competizioni nella combattutissima classe fino a 1100 di cilindrata. Entrambe sono equipaggiate dal motore a 6 cilindri della lussuosa Wolseley Hornet, ridotto di cilindrata e sovralimentato con l'applicazione di un compressore volumetrico Marshall e un carburatore SU. È comune alle due vetture anche il cambio a preselettore Wilson, raffinato componente nato per facilitare le cambiate in un'epoca in cui il cambio completamente sincronizzato non era ancora diffuso. Il cambio Wilson è impiegato principalmente su vetture di lusso e auto da competizione. Utilizzarlo è piacevolissimo, oltre che pratico. Si preseleziona la velocità desiderata con la piccola leva, mentre continua la marcia con la velocità precedentemente inserita. Nel momento in cui si desidera inserire la velocità preselezionata, basta premere la frizione e il gioco è fatto. Parolin, vivo nel Principato di Monaco e sono il proprietario e conservatore di questi due automobili. La mia passione per il marchio inglese, per l'MG inglese, nasce casualmente quando avevo 20 anni e i miei genitori comprarono una macchina usata che non era certo d'epoca, era un MGB del 1963. E da quello poi ho iniziato a evolvere con lo studio del marchio, con l'acquisire nuovi modelli e un po' alla volta siamo arrivati dopo 30 anni a detenere e conservare questi due pezzi di storia. Questa è un'auto molto particolare, conserva ancora una sua patina originale, questa la rende veramente unica, e ho cercato di comprarla a metà inizio anni 2000 e poi quando arrivò appunto dalla Svezia dopo una vendita di Bonhams mi venne soffiata che era uno svizzero italiano. Io dopo il suo acquisto cercai di andare a riacquistarla da lui, ma senza successo. Poi una decina d'anni dopo, quindi 2010 circa, mi contattarono che era esposta appunto al museo Mille Miglia, e a questo punto presi un aereo, andai al museo e la comperai anche.
azionista del marchio inglese, il punto di arrivo è una versione K, è una K-Type. Era la versione fatta in tre modelli, K1, K2 e K3, e rappresentava proprio il reparto corse con la K3. Quindi, quando ho avuto la possibilità e la fortuna di incrociare una K, non me la sono lasciata sfuggire. Un amico, un conoscente belga, aveva cercato questa K, modello 2 telaio 001. L'aveva cercata per molti anni, è riuscito a impossessarsene e aveva per circa 8 anni fatto un restauro meticoloso. Poi una malattia sopraggiunse e lui non aveva più la possibilità di guidare la macchina, quindi mi chiamò e io presi la macchina, andai in Belgio e definimmo l'acquisto. La differenza fondamentale che caratterizza le due automobili è la presenza del compressore montato anteriormente sull'albero, come nella gran parte dei modelli MG da corsa, e mentre la versione NA ha un compressore montato a valle del motore nella parte superiore. Nelle due configurazioni sviluppano la potenza di circa 100 cavalli a 6.000 giri per la K2 e di circa 115 cavalli a 6.500 giri per la NA. Così uguali, così diverse. Stessa base motoristica a 6 cilindri, assetto di guida completamente diverso. Quest'auto regala delle emozioni uniche. Ha una coppia strepitosa e direi illimitata, un compressore volumetrico che spinge la macchina un pochino a giri illimitati. La precisione di guida che quest'auto ti sa regalare è assoluta. Ogni curva, ogni inserimento di curva è decisamente perfetto e senza scostamenti. Con la sorella è decisamente importante. Questa ha un assetto decisamente particolare perché ha un'impostazione di guida molto bassa e ha un telaio abbastanza largo. Il corpo è pressoché metà del corpo è fuori all'aria e ha una guida che è veramente emozionale e le cui sensazioni vengono riverberate in tutto il corpo. Generalmente tengo queste auto nel mio garage italiano. Non vivendoci vicino, ho sempre avuto difficoltà nel trovare un servizio tecnico all'altezza delle auto. Una decina d'anni fa ho trovato Bonfanti Garage con Francesco, che è persona eccellente. Finalmente, da quando il Bonfanti Garage si è preso cura delle mie macchine e se ne prende cura in modo costante e frequente, posso godere appieno delle sensazioni, posso godere appieno della guida e delle emozioni che mi danno, poterle veramente vivere. Nella loro
loro vita sportiva queste due sorelle hanno lasciato un'impronta indelebile. Oggi, a distanza di quasi 90 anni, questa storia d'amore e odio continua con ancora una grande fame di vittoria.